Altro ospite del trofeo d'Ossedia, Fabio Cubicini, ospite d'onore. Allora, un trofeo giovanile, 35esima edizione, sono tante, un grande livello raggiunto. Sì, questo è un trofeo per chi è stato nel calcio, è molto noto. È un trofeo a cui io non ho mai partecipato, ma però sono venuto a vederlo quando giocavo al Milan e c'era la primavera del Milan, avevo ovviamente dei colleghi giovanissimi e sono venuto un 2-3 edizioni, sempre molto, molto bello, spettacolare, interessante, didattico, nel senso che però siete già a un livello di età piuttosto importante, non hanno che passare a è sempre più difficile, nel senso che si economicamente è sempre più difficile anche. Mi immagino, qui ci vuole la passione, il sacrificio di questa persona, di queste persone che si occupano, che lo stanno portando a livello internazionale ormai, si sa. Invece un suo giudizio sul livello del settore giovanile, dei settori giovanili in Italia, a livello soprattutto ovviamente di quelli professionistici, a che punto siamo? Ma sai, il livello giovanile, io penso che siamo adesso a un buon punto, forse non c'è molta collaborazione o grande collaborazione quando si arriva ai livelli di prima squadra, quindi molta gente si perde un po' ed è difficile sfondare un po', perché anche nel settore giovanile adesso ho visto che nelle società professionistiche ci sono addirittura gli stranieri eccetera già a livelli di 16-18 anni, e quindi anche questo ha avuto una ripercussione sul vivaio nostro. Però vedo che le squadre più importanti, quelle classiche, dall'Atalanta, dall'Inter, il Milan, la Juventus eccetera, sono sempre molto attenti ai settori giovanili. E adesso anche con le nuove regole rivestono sempre maggiore importanza, anche col fair play finanziario, conviene investire sui giovani? Sì, conviene senz'altro, perché adesso c'è qualche problemino economico a livello dei professionisti, le squadre cercano ovviamente, le società cercano ovviamente di risparmiare, di pagare meno, diciamo, i professionisti, quindi gioco forza che qualche giovane ha più strada aperta per venire fuori, si tratta di andarli un po' a scovare, e chi ha i talent scout a disposizione, dipendenti di società, e sono bravi, quindi di andare a visionare, a sapere quale giocatore potrebbe avere la possibilità di venire fuori, pescarlo e gestirlo dal livello dei giovanissimi allievi in su, insomma, ecco. Un suo augurio per questo torneo quest'anno e per tutti i ragazzi che vi parteciperanno? Per i ragazzi che parteciperanno l'augurio è che ovviamente acquisiscano una professionalità che gli permetta di conquistare, andando avanti, eccetera, nella loro carriera, dei posti importanti, perché questo torneo qui, insieme con Viareggio eccetera, sono le classiche rampe di lancio di un avvio verso la notorietà calcistica prima e dopo le affermazioni, insomma.